Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vediamo come scegliere la navicella del vostro passeggino. Questo video fa parte di una nuova serie che andiamo a pubblicare sul canale dedicata ai bambini. Qua sotto in descrizione trovate il link alla playlist dedicata in cui andremo a inserire tutti i video con prodotti dedicati ai bambini. Vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti per non perdere tutti i video dedicati a questa serie, ma non solo, infatti andiamo a pubblicare nuovi video ogni giorno. Cliccate qua sotto sulla campanella per ricevere quindi tutte le notifiche e qua sotto in descrizione trovate il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Dopo aver parlato della seduta passiamo alla navicella. Tecnicamente viene chiamata navicella ma più comunemente viene chiamata culla. Si tratta di quell'elemento che viene utilizzato praticamente dalla nascita fino a circa i 6 mesi di età. Per quanto riguarda le età dipende anche dalla lunghezza del bambino, quindi un bambino che nasce magari già molto lungo potrebbe utilizzare la navicella per 4-5 mesi e non arrivare ai 6 mesi. La navicella si utilizza fino a quando il bambino non è in grado di sorreggersi da solo, dopodiché si passerà direttamente al passeggino. Alcune navicelle, se omologate, possono essere utilizzate anche in auto andandole ad assicurare con le cinture di sicurezza e quindi ci permetteranno di effettuare anche gli spostamenti del nostro bambino direttamente sulla culletta e non per forza sull'ovetto. L'acquisto di una navicella dalle dimensioni generose ci permette magari di utilizzarla anche come culla all'interno della nostra casa quando magari il bambino vuole fare un sonnellino, o volendo magari di utilizzare questa culletta anche quando si va dai nonni, in modo tale da poter lasciare il bambino all'interno di questa navicella abbastanza spaziosa e quindi non costringere magari i nonni ad avere un secondo lettino nella loro casa. Inoltre potrebbe essere una soluzione interessante nei primi mesi di vita se magari dovete affrontare un viaggio e quindi potete utilizzare la culletta come lettino da viaggio. La maggior parte di cullette presentano delle retine nella parte posteriore che permettono una reazione migliore quando il bambino dorme, soluzione perfetta appunto per utilizzare magari la culletta come lettino per i primi mesi. E la maggior parte presentano anche delle capote in tessuto UPF 50+, quindi in grado di proteggere anche dal sole, soluzione perfetta se ad esempio andate verso i mesi estivi. Tra i vari accessori che troviamo con la navicella c'è anche qui la possibilità di mettere magari una zanzariera, piuttosto che la copertina con la parte rialzata per proteggerlo magari nei mesi più freddi. La maggior parte dei passeggini e delle cullette presentano un interno completamente sfoderabile, quindi lavabile in lavatrice, in modo tale da poterlo lavare e igienizzare se necessario. Anche questa potrebbe essere una caratteristica da prendere in considerazione per andare poi a scegliere il passeggino più adatto alle vostre esigenze. Un'altra caratteristica importante è la possibilità di andare a reclinare il fondo della carrozzina. Sono presenti solitamente delle manopole nella parte posteriore o nella parte frontale che ci permettono di andare a reclinare e alzare e abbassare leggermente il pianale della carrozzina per andare a cambiare la posizione del nostro bambino. Un altro fattore da prendere in considerazione è come si aggancia e come si sgancia la nostra navicella. Infatti è opportuno magari cercare dei metodi di aggancio e di sgancio rapido in modo tale da non doverci mettere troppo ogni volta per montarla e smontarla, ma soprattutto potrebbe essere utile controllare che l'aggancio e lo sgancio avvenga magari con una sola mano in modo tale che noi potremo magari sganciare i fermi sul passeggino e poi sollevare la navetta senza magari dover fare del contorsionismo. Sempre per quanto riguarda il fondo della navetta, controllate che presenti un fondo aerato, in questo modo la circolazione dell'aria viene garantita, e controllate anche la qualità del materassino presente all'interno in modo tale che sia abbastanza spesso da garantire un comfort al vostro bambino. Una caratteristica che non è presente in tutte le navicelle ma solamente in alcune è la presenza di piedini integrati nella parte bassa che permettono di sollevare leggermente da terra la carrozzina quando magari l'appoggiamo. Mentre invece per altri prodotti sono disponibili dei piedistalli che solitamente sono da acquistare a parte che permettono di andare a posizionare la nostra carrozzina magari in casa senza la necessità di doversi portare all'interno anche il passeggino. Come avete visto, le caratteristiche da prendere in considerazione per scegliere il passeggino più adatto alle vostre esigenze sono differenti. Se avete delle domande o dei dubbi sulla scelta del passeggino fatemelo sapere con un commento qua sotto.
Se invece siete già passati, avete già acquistato un passeggino, fatemi sapere qual è la caratteristica più importante da considerare per l'acquisto. Spero quindi che questa mini guida possa esservi di aiuto. Noi ci vediamo alla prossima videorecensione per scegliere. Ciao da Enrico!